Nelle ultime 3 settimane, Fratelli d'Italia ha registrato un aumento dello 0,7%, raggiungendo il 29,2% nelle intenzioni di voto. Sebbene non sia il risultato più alto mai ottenuto dal partito di Giorgia Meloni, questo incremento rappresenta un significativo passo avanti, avvicinando il principale partito italiano alla soglia psicologica del 30%. La notevole crescita diventa ancora più rilevante considerando le prestazioni scadenti dei due principali partiti dell'opposizione. Il Partito Democratico ha subito un calo dello 0,3%, scendendo dal 19,4% al 19,1%, e si trova ora ufficialmente a oltre 10 punti di distacco da Fratelli d'Italia. La situazione è ancora più critica per Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle, con una perdita dello 0,4% che li porta al 16,4%. Curiosamente, sembra che il caso di Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia coinvolto in un incidente di sparo a Capodanno, non abbia avuto un impatto significativo sulle intenzioni di voto. La Lega di Matteo Salvini rimane stabile al 9,1%, ancora lontana dalla doppia cifra e con un divario di oltre 20 punti rispetto a Fratelli d'Italia. Forza Italia guadagna appena lo 0,1%, portandosi al 7,3%. Mentre Noi Moderati chiude la coalizione di centrodestra con un calo dall'1,3% o l'1,2% tra le forze dell'opposizione. Azione di Carlo Calenda mostra una crescita dello 0,3%, raggiungendo il 4%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi aumenta dello 0,1%, arrivando al 3,5%. Alleanza Verdi Sinistra scende al 3,2% e Più Europa al 2,4%. Entrambi con un decremento dello 0,2%. Nei partiti non rappresentati in Parlamento, Italexit per l'Italia cala all'1,4% e Unione Popolare di Luigi De Magistris raggiunge l'1,2%, con una diminuzione dello 0,2%.